battersi con il sostegno dei compagni. Ah! Esce, ruba, ah! E va, Dennis Dallan. Mi chiamo Dennis Dallan, sono nato nel 1978. All'età di 8 anni ho iniziato la mia carriera sportiva da giocatore di rugby. Mi sono innamorato di questo sport, è stato un amore a prima vista e da lì è iniziato il mio percorso sportivo che mi ha portato ad avere poi nel corso degli anni tantissime soddisfazioni fino a raggiungere il massimo obiettivo che era quello della nazionale italiana rugby. In questo momento ovviamente la mia carriera rugbistica è al termine e quindi mi sono dedicato alla parte successiva, che da giocatore sono passato ad allenatore. Ho pensato che l'esperienza di una vita non poteva morire con la fine della carriera, ma invece poteva iniziare e nascere un nuovo percorso, quindi l'educazione, mettere a disposizione la mia esperienza ai ragazzi, ai giovani di oggi. L'obiettivo mio personale è quello di creare uno sportivo, un atleta consapevole, quindi che sia capace di autogestirsi sia in campo e fuori dal campo, quindi nel completo stile di vita. Il Titani è una società di rugby nella Versiglia, che è nata dalla mia idea, che sono il presidente fondatore insieme ad altri ex compagni della nazionale come Castro Giovanni, Fabio Ongoro, Mauro Bergamasco, quindi portare la nostra esperienza, la cultura del rugby in questo territorio vergine. Il progetto dei Titani non è solo un progetto sportivo, ma è un progetto etico, è uno strumento messo a disposizione della società e delle famiglie per creare prima di tutto delle persone attraverso il rugby, che è lo strumento che a me ha educato, ha fatto crescere, ha fatto diventare sia atleta che persona. Veramente diamo la possibilità ai ragazzi di confrontarsi, di essere allenati da atleti di altissimo livello sotto ogni punto di vista, quello rugbistico, di preparazione atletica, di preparazione fisica. Noi collaboriamo appunto con la squadra del powerlifting di Parma, abbiamo atleti professionisti di atletica leggero che insegnano ai nostri ragazzi a correre, abbiamo giocatori che sono stati ex giocatori della nazionale a disposizione costante per la formazione tecnica individuale dell'atleta. I valori importanti nella vita di uno sportivo, di un rugbista, è sicuramente la disciplina. La disciplina significa avere veramente la gestione perfetta della propria persona. La consapevolezza di cui vi parlavo prima è appunto sapere come mi devo allenare, sapere cosa devo mangiare, sapere come devo vivere da sportivo. La scelta di diventare vegano per me è stata una motivazione inizialmente etica. E dico inizialmente perché per me oggi basterebbe avere una motivazione etica per scegliere questo stile di vita. Da lì ho iniziato un percorso di consapevolezza, quindi di informazione. Ho letto diversi libri, libri importanti come The China Study, altri libri che mi hanno permesso di capire, di avere una comprensione maggiore anche su quello che poteva essere l'alimentazione, sul valore dell'alimentazione, dei cibi alimentari. E da lì ho capito che avevo fatto sicuramente la scelta giusta e magari se l'avessi fatto prima sicuramente ne avrei giovato anche prima dei benefici. Da 4 anni a questa parte la mia vita è letteralmente cambiata, lo stile di vita è cambiato, la mia alimentazione è cambiata. I benefici che ne ho trovati sono infiniti. Semplicemente il fatto di mangiare appunto in questo modo mi permette veramente di sentirmi un corpo che risponde, che vibra sempre pronto ad ogni richiesta. Credo che la direzione futura di uno sportivo sia questa, sia appunto la consapevolezza di capire che un'alimentazione vegetale può dare gli stessi e maggiori benefici di una tradizionale alimentazione e stile di vita. Tutti i ragazzi che sono interessati a questo stile di vita, io sono estremamente aperto, non spingo nessuno, sfrutto piuttosto la loro curiosità. Per esempio in questo centro di formazione che sto vivendo in questo periodo c'è un atleta che si chiama Marco e lui è un vegano. Credo che il suo percorso sia un percorso estremamente positivo e ne dimostra il fatto che comunque si allena tutti i giorni, 2 volte al giorno, le sue prestazioni sono di buon livello. Attualmente io mi sto allenando in palestra, sto svolgendo un tipo di allenamento in collaborazione con la squadra di powerlifting di Parma, che è inserita nel progetto di formazione Titani, quindi anche lì c'è bisogno di avere forza, di avere una giusta alimentazione. Purtroppo a livello professionista non potrò più, ovviamente ho 37 anni e la mia carriera è terminata. Sto giocando con l'Italia Classic, che comunque è un livello di rugby molto buono, che sicuramente devi essere estremamente preparato, quindi sono contento sicuramente di essere ritornato in campo anche sotto questa forma di campionato. Un pensiero personale è sicuramente quello di dire che non possiamo assolutamente
basare la nostra vita sull'alimentazione. Non possiamo dare tutta questa importanza. Prima di tutto il rispetto delle vite, il rispetto di tutto. Oggi ci sono tutti gli strumenti per poter fare un percorso di consapevolezza, di informazione. Invito tutti quanti con curiosità a scoprire cosa vuol dire un'alimentazione vegana. Sicuramente troverete grandi benefici fisici, ma soprattutto nell'anima, perché credo che assolutamente, ripeto, non abbiamo assolutamente il diritto di sentirci così importanti.